Assegno di inclusione. Da giugno in tanti si sono ritrovati il beneficio sospeso, ma non è tutto perduto. Perciò vediamo insieme come riattivare i pagamenti. Radio UCI Focus. Come sappiamo, tutto il nucleo familiare deve presentarsi dai servizi sociali per il primo appuntamento entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD. Se questo appuntamento non si tiene, l'assegno di inclusione viene sospeso dalla ricarica del mese dopo la scadenza. Per le primissime domande ADI presentate, questi 120 giorni sono iniziati a scadere a maggio e, per questo, da giugno sono iniziate anche le sospensioni del beneficio. Infatti, il Ministero ha fatto sapere che se non riceviamo la convocazione e allo stesso tempo non ci presentiamo volontariamente dai servizi sociali, l'ADI viene sospeso a tutto il nucleo familiare. Stesso discorso se, sempre senza convocazione, non ci presentiamo per il monitoraggio ogni 90 giorni oppure non firmiamo il patto di servizio personalizzato entro 60 giorni. Tuttavia, anche se ci ritroviamo l'ADI sospeso, c'è comunque la possibilità di riattivarlo senza perdere nessuna mensilità. Infatti, la sospensione viene annullata e i pagamenti riprendono se ci presentiamo dai servizi sociali. Inoltre, se questo appuntamento viene registrato entro il 20 del mese successivo, allora potremo avere lo sblocco della ricarica nello stesso mese. Ma facciamo un esempio pratico. La scadenza dei 120 giorni è il 9 giugno, ma non ci presentiamo in tempo dai servizi sociali, perciò scatta la sospensione. Poi però il 15 luglio andiamo all'appuntamento che viene registrato dai servizi sociali, quindi il pagamento di luglio viene riattivato e si riceverà regolarmente intorno al 27 del mese. Al contrario, con la scadenza dei 120 giorni, sempre il 9 giugno, l'appuntamento viene registrato dai servizi sociali il 25 luglio. In questo caso la ricarica di luglio risulterà sospesa e riprenderà il pagamento dalla rata di agosto. La rata di luglio, invece, ci verrà poi pagata comunque come arretrato. Ma attenzione, in qualsiasi caso l'ADI viene sospeso solo in mancanza di convocazione. Infatti, se riceviamo la convocazione per l'appuntamento dai servizi sociali entro 120 giorni o per il monitoraggio entro 90 giorni, oppure ancora per firmare il patto di servizio personalizzato entro 60 giorni, e noi non ci presentiamo senza giustificato motivo, l'ADI decade per tutto il nucleo familiare. Poi, per richiederlo di nuovo, bisognerà aspettare 6 mesi dalla decadenza e presentare una nuova domanda. Fermo restando che over 60, persone con disabilità e vittime di violenza di genere non sono tenuti agli appuntamenti di monitoraggio dopo il primo. E per ora è tutto, al prossimo Focus!